l'incontro che siamo riusciti a ottenere con la vicepresidente Casini, alla presenza anche dei dirigenti del settore, ci ha messo in evidenza due aspetti su cui contiamo già di lavorare nelle prossime ore. È confermato l'incontro che terremo alle 14.30 in sede di commissione consigliare, presenzierà quell'incontro però anche l'assessore Bravi, per cui recupereremo in questa occasione anche qualche ulteriore aspetto di merito che ovviamente invece abbiamo ottenuto più sulle linee generali nell'incontro che abbiamo avuto adesso con la vicepresidente Casini. L'aspetto, non commento ulteriormente alcuni snodi che sono quelli che già c'erano nelle valutazioni che facevano i colleghi stamattina nel presentarvi l'incontro, l'aspetto su cui contiamo di raccogliere qualche elemento di positività è che c'è stata la conferma del fatto che non ci sarà una stretta nelle prossime giornate su questo tema, ma attraverso la proroga dei commissari c'è un po' più di fiato e la vicepresidente a nome della giunta si è impegnata a recuperare il confronto anche con le organizzazioni sindacali per recuperare delle sollecitazioni su cui fino ad oggi non c'era stata la possibilità di un confronto incisivo. Per cui, senza poter ovviamente oggi uscire da questo importante momento di mobilitazione con certezze rispetto ai contenuti, però c'è un recupero, crediamo confortante, di metodo che porterà nelle prossime ore già e nelle prossime giornate a avere occasioni per presentare le nostre valutazioni, le nostre idee, le nostre proposte. A breve, ovviamente, o in sede articolata, cioè realtà per realtà, o se dovesse essere necessario per dare il peso ulteriore alla mobilitazione in una forma raccordata nella sede qui regionale, cercheremo di tenere in contatto con voi per illustrarvi quali sono gli stati di avanzamento del confronto. Ripeto, non possiamo già oggi esprimere valutazioni di chissà quale livello sul merito delle proposte, perché saranno oggetto di approfondimento già dalle prossime ore. È importante aver avuto garanzie sul fatto che avremo occasioni e tempi per approfondire le cose che a noi premono portare all'attenzione della Giunta. E con questo tipo di impostazione vi ringraziamo ancora per il fatto di essere stati qui con noi a dare la giusta attenzione. Se su questo ci sono degli aspetti e dei chiarimenti da ottenere, ovviamente ne approfittiamo, altrimenti, dicevo, chiudiamo questo momento di mobilitazione con l'impegno a raccordarci attraverso anche l'RSU per darvi conto delle evoluzioni, e seguirà a stretto giro anche l'idea di come avanza questo confronto che, dicevo, almeno pare offre degli spiragli che dovremo cercare di utilizzare al meglio.